L'acqua è un elemento fondamentale per la vita ed è anche una chiave molto importante per capire come è il mondo. Parleremo dell'acqua e della forma del mondo da un'altra prospettiva, ma consigliamo di mantenere una mente aperta per comprenderla e se non siete d'accordo va bene, rispetteremo sempre argomenti e punti di vista diversi. Il fatto verificabile è che l'acqua allo stato liquido si conforma al suo contenitore sul fondo e rimane a livello e piana sulla sua superficie. L'acqua deve trovarsi in un contenitore o fluirà per tornare a livello. Ma ci hanno insegnato che la gravità è in grado di tenere incollati laghi, mari e oceani ad un mondo sferico che ruota sul proprio asse a 1670 km all'ora, anche se allo stesso tempo quella forza ci schiaccia. E quando si parla di gravità, dobbiamo cominciare a vedere cos'è e quale teoria segue. Si riferisce a Newton o Einstein? Anche se si tratta piuttosto di densità e galleggiabilità, abbiamo bisogno di conoscere un po' di meccanica dei fluidi e termodinamica per comprenderlo. Troppe volte ci dicono che la curvatura non può essere vista da un aeroplano, da un pallone ad alta quota o da qualsiasi distanza perché la Terra è troppo grande per vedere la curvatura. Motivo per cui tutto sembra piano e per vederla è necessaria una quota molto più alta, ma spesso citano anche il classico esempio della nave che affonda ad occhio nudo dalla spiaggia a causa della curvatura. Quella della nave che affonda all'orizzonte è già stata screditata e ciò avviene principalmente per effetto della prospettiva, della rifrazione e dei limiti della risoluzione ottica, non della curvatura. C'è già anche un video dove si parla di questo argomento. Per spiegare come si avvolge l'acqua uniformemente attorno a una palla rotante, dobbiamo credere che l'acqua si comporta diversamente da quanto si osserva. Ciò che è un fatto è che l'acqua cerca sempre il suo livello. E il mondo non sembra piano, lo è. Viviamo in un piano esteso, stazionario. Il rilievo pratico della superficie dell'acqua dimostra che è a livello. Possiamo verificarlo noi stessi osservando un lago in lontananza o dall'alto. E nello stesso modo un grande lago ghiacciato è completamente piano. Come il lago Baikal in Russia, con una lunghezza di 636 km che si ghiaccia durante l'inverno. Oppure una salina, come Ujuni in Bolivia, la più grande del mondo con 10.000 km quadrati di superficie piana. Non solo è osservabile, ma si può anche misurare. Non possono esistere superfici piane così grandi senza la curvatura corrispondente di una sfera delle dimensioni che ci dicono. Potete testare voi stessi, osservando e misurando in luoghi diversi, ad esempio cercando su Google un calcolatore della curvatura terrestre per vedere quanta caduta di curvatura dovrebbe esserci a seconda del punto di osservazione, dell'altitudine e della distanza dell'obiettivo e vedere se corrisponde alla realtà. Poi traete le vostre conclusioni basandovi su ciò che potete vedere e dimostrare seguendo il metodo scientifico. Questo si osserva anche nei profili dei rilievi oceanici. Si vedono le coste, i rilievi sullo sfondo e nella parte esterna dei mari, ma l'acqua è sempre piana, indipendentemente dalla distanza, che può arrivare anche a migliaia di chilometri, come si vede in questo ed altri esempi. Profilo di rilievo oceanico del percorso del cavo transatlantico. Ci sono migliaia di chilometri tra le due coste e l'acqua mantiene il suo livello senza tener conto alcuno della curvatura. Un altro esempio è il canale di Panama. È un canale di chiuse che funzionano come ascensori, le quali collegano l'Oceano Pacifico col Mar dei Caraibi o Oceano Atlantico. Ad esempio, essendo al livello del mare nell'Atlantico, le navi devono risalire attraverso le chiuse fino al lago Gatun, che si trova a 26 metri nell'entroterra.
quindi scendere un'altra chiusa fino al lago Miraflores, che si trova a 16,5 metri sul livello del mare, per attraversarlo e scendere nuovamente al livello del mare dall'altra parte nel Pacifico, come si vede in questa immagine. Un fatto interessante è che tra i due oceani ci sono solo 20 cm di differenza, ma non è a causa di curvatura o rotazione, ciò sarebbe dovuto al fatto che l'acqua dell'Oceano Atlantico è più salata di quella dell'Oceano Pacifico, quindi ha una densità maggiore ed è per questo che si trova a 20 cm sotto il Pacifico. In più le maree dalla parte del Pacifico sono più alte. Sicuramente un argomento interessante nella meccanica dei fluidi. E se la superficie dei canali, fiumi, laghi, mari e oceani è piana e ci viene detto che l'acqua copre il 70% del mondo, allora la Terra è un piano esteso. I difensori del modello ufficiale iniziano assumendo che la Terra sia un globo e poi cercano alcuni fenomeni che supportano questa ipotesi. Non è scientifico, ma è il modo in cui molti lo fanno. Quello che accade quando si mette in discussione la realtà più di ogni altra cosa è restituire il significato come una scienza, è la scienza. Lo scientismo accetta solo argomentazioni di altri scienziati qualificati, indipendentemente da quanto possano essere non scientifiche o improbabili le loro argomentazioni, laddove gli esperti fanno affermazioni stravaganti che non possono mai essere supportate dai fatti. Fa parte della fisica naturale dell'acqua e di altri fluidi trovare sempre il loro livello e rimanere perfettamente livellati. Se questo livello viene alterato in qualsiasi modo, come venti, terremoti, maree, eccetera, il movimento si verifica fino a quando il livello piano riprende. Se trattenuti e poi rilasciati, la natura di tutti i liquidi è quella di fluire rapidamente verso l'esterno, seguendo il corso più facile per trovare il nuovo livello. La superficie di un fluido in quiete è un piano orizzontale. Se la Terra è un piano esteso, allora questa proprietà fisica fondamentale dei fluidi che trovano e mantengono il livello è coerente con l'esperienza e con il buon senso. Tuttavia, se la Terra è una sfera gigante inclinata sul suo asse verticale che ruota attraverso lo spazio infinito, allora ne consegue che qui non ci sono superfici veramente piane e livellate uniformemente. Inoltre, se la Terra è sferica, ne consegue che la superficie di tutta l'acqua sulla Terra, compresi i grandi oceani, deve mantenere un certo grado di convessità. Ma questo è contrario alla fondamentale natura fisica dell'acqua di essere e rimanere sempre a livello. Il senso della vista lo prova, a qualsiasi mente ragionevole e senza pregiudizio. Qualsiasi cosiddetto scienziato che insegna che la Terra è un globo rotante è in grado di prendere molta acqua liquida, ruotarla e quindi farla girare? Non può. Quindi è assolutamente impossibile dimostrare che un oceano sia una sezione rotonda e rotante di una terra sferica che sfreccia attraverso lo spazio alle incredibili velocità che ci sono state insegnate. Se vivessimo su una terra sferica rotante, ogni stagno, lago, palude, canale o altro grande specchio d'acqua ad una certa distanza dovrebbe avere un leggero arco o semicerchio che curva verso il basso dal picco centrale. Per esempio, se la Terra sferica avesse una circonferenza di 40.075 km all'equatore e 40.080 km di circonferenza ai poli, come ci viene detto, allora la trigonometria sferica detta che la superficie di tutta l'acqua stagnante entro una distanza di 5 km dovrebbe creare una caduta di 2 metri e ad una distanza di 10 km una caduta di 8 metri. A beneficio della vera scienza è stato dimostrato che questo non accade. A Cambridge, in Inghilterra, c'è un canale di 34 km chiamato Old Bedford, che passa in linea retta attraverso le vecchie paludi, noto come Bedford Level. L'acqua non ha interruzioni di chiuse o dighe di alcun tipo e rimane stazionaria, rendendola perfettamente adatta per determinare se esiste veramente qualche possibilità di curvatura.
Alla fine del XIX secolo il dottor Samuel Rowbotham, un famoso investigatore dell'osservazione del piano, si recò sul fiume Old Bedford ed eseguì una serie di esperimenti per determinare se la superficie dell'acqua ferma fosse piana o convessa, ma in questo, come in altri esperimenti, non è stata trovata alcuna prova che abbia rilevato la curvatura secondo il modello sferico, ma ha concluso invece che siamo su un piano. La rotondità della Terra richiederebbe le condizioni di qui sopra, ma poiché non si riesce a trovare che esistano, la dottrina deve essere pronunciata come una semplice teoria, senza fondamento in realtà, una pura invenzione di un genio indirizzato male, splendida nella sua ampiezza relazione con i fenomeni naturali, per quanto la necessità di matematici e logiche obbligano a denunciarla come un'assoluta falsità. Il dottor Rowbotham eseguì altri esperimenti utilizzando telescopi, livelli a bolla d'aria e teodoliti, speciali strumenti di precisione utilizzati per misurare gli angoli su piani orizzontali o verticali. Li ha messi alla stessa altezza e puntati l'uno contro l'altro in successione e dimostrò più e più volte che la Terra è perfettamente piana per chilometri senza un solo centimetro di curvatura. Ovviamente le sue scoperte hanno suscitato molto scalpore nella comunità scientifica. Grazie ai suoi 30 anni di sforzi, la forma della Terra è diventata un argomento bollente di dibattiti tra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX secolo. Il livello dell'acqua esiste o no? È stata una domanda che una volta venne fatta ad un astronomo. Praticamente sì, in teoria no, è stata la risposta. Tuttavia, quando la teoria non si armonizza con la pratica, la cosa migliore da fare è abbandonare la teoria. Abbandonare la teoria secondo cui si suppone una superficie curva su grandi masse d'acqua significa riconoscere i fatti. Ogni volta che sono stati realizzati esperimenti sulla superficie dell'acqua, ad esempio nei grandi laghi, è risultata una superficie piana. Se la Terra fosse ciò che ci è stato detto, la superficie di tutta l'acqua sarebbe convessa. Poiché ogni specchio d'acqua deve avere una superficie piana senza parti più alte dell'altra e poiché tutti i nostri oceani, tranne alcuni mari interni, sono collegati tra loro, ne consegue che sono praticamente tutti allo stesso livello. Gli astronomi affermano che il potere di attrazione della gravità è ciò che tiene tutti gli oceani del mondo incollati alla terra sferica che ruota. Dicono che poiché la Terra è così gigantesca in virtù di questa massa, si crea una forza magica in grado di mantenere le persone, gli oceani e l'atmosfera fortemente attaccati alla parte esterna della sfera rotante, compresi anche quelli che si trovano nella parte inferiore di questa. Sfortunatamente non possono fornire alcun esempio pratico di questo su piccola scala e non si può replicare né verificare. Ad esempio, una pallina da tennis rotante bagnata ha l'effetto esattamente opposto della presunta palla sfrecciante. Qualsiasi acqua versata su di essa semplicemente cade ai lati e quando viene fatta girare, l'acqua schizza e vola a 360 gradi per la forza centrifuga. E gli astronomi ammettono che l'esempio di una pallina da tennis bagnata mostra l'effetto opposto della presunta terra-palla. Affermano che le magiche proprietà adesive della gravità si attivano improvvisamente permettendo alla pallina, con l'acqua che gira all'esterno, di mantenere ogni goccia d'acqua aderente alla superficie. L'acqua di grandi masse, laghi, mari, oceani, non può curvarsi come racconta la teoria. Non esiste nessun esperimento di laboratorio o fenomeno naturale che possa dimostrarlo. Ciò è stato verificato, ad esempio, con un sofisticato esperimento laser effettuato dal team FE-CORE e che non esiste curvatura sulla superficie di grandi laghi dove il laser è stato rilevato fino a 40 km di distanza, confutando la superficie curva definita dal modello GeoGe WGS84 nelle grandi masse d'acqua. Inoltre, se siete interessati al video di quell'esperimento, potete trovarlo sul canale NOW. Se la Terra fosse una sfera che ruota e corre nello spazio a una velocità di 140 km in 5 secondi, le acque dei mari e degli oceani non potrebbero, per nessuna legge conosciuta, mantenere la loro superficie. L'affermazione che potrebbero conservarsi in queste circostanze è un oltraggio alla comprensione e alla credulità umana.
Per una parte del suo lungo viaggio, il grande fiume Nilo scorre per 1600 km con un dislivello di soli 30 cm. Questa è un'impresa che ovviamente sarebbe assolutamente impossibile se la Terra avesse una curvatura sferica, oltre ad essere un geoide. Molti altri fiumi, tra cui il Congo nell'Africa occidentale, l'Amazzonia nell'America meridionale e il Mississippi nell'America settentrionale, scorrono per migliaia di chilometri in direzioni del tutto incompatibili con la presunta sfericità della Terra. I fiumi scendono verso il mare per l'inclinazione dei loro alvei, elevandosi ad un'altezza sul livello del mare, in alcuni casi a migliaia di metri. Seguono la via più facile per raggiungere il loro livello, il mare. Il Paraná e il Paraguay, in Sud America, sono navigabili per più di 3.000 km e le loro acque scorrono allo stesso modo finché non trovano il loro livello di stabilità, dove iniziano le maree. Sappiamo dall'esperienza pratica che l'acqua troverà il suo livello e non può, senza alcuna possibilità, rimanere più che livellata, piana e orizzontale, qualunque sia il termine usato per esprimere quest'idea. Pertanto, al di là del caso delle possibilità che i fiumi possano fare ciò che dovrebbero fare su un globo, il livello dell'acqua in qualsiasi parte distrugge tutte le ipotesi riguardanti la sfericità, i moti assiali o orbitali, compresa l'ipotesi della gravitazione stessa. Osservate voi stessi da un aereo commerciale a 12 km di altezza, potete vedere centinaia di chilometri di distanza, fino a più di 600 km completamente piani. E questo non sarebbe possibile a causa della curvatura. Dovrebbe esserci una caduta e l'orizzonte non potrebbe rimanere all'altezza degli occhi. È completamente piano. E più ci alziamo in alto, si dovrebbe vedere più basso e più convesso. Andate a vedere il canale YouTube dell'ingegner Tolan. Così potete vedere le osservazioni che ha fatto da aeroplani usando filtri speciali, puntando a centinaia di chilometri di distanza e vedrete il risultato. Qui siamo a più di 32 km di altezza sul globo, ad alta quota. Si può vedere a centinaia di chilometri e l'orizzonte è completamente piano. Ma non dovete credere a me, non credete a niente di ciò che è stato detto in questo video. Indagate e traete voi stessi le vostre conclusioni. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi o condividetelo e non perdete i prossimi video report. Per le vostre libere ricerche invito a scorrere le migliaia di video attraverso i link che trovate su Indice Alfabetico dal sito web www.tinelli.eu. Su questo canale YouTube avete anche l'incredibile raccolta di playlist suddivisa per tematiche. Le playlist le trovate anche su Indice Alfabetico contrassegnate da questo indicatore. Sempre a disposizione il risveglio, a colori, solo nel formato ebook, ma nella versione cartacea è solo in bianco e nero. Su questo canale, come sul secondo, mi comporto esattamente nello stesso modo di come esercito il regime in autocarica. Viene eliminato qualsiasi commento che non rientra nella mia narrativa delle scoperte fatte come libero ricercatore, ma non impongo nulla. Ognuno è libero di eseguire e ripetere quanto proposto e scoprire la verità, oppure di lasciare il canale e continuare a credere e crogiolarsi dentro il sistema di indottrinamento.